Una segnalazione giunge da Caltanissetta. I lavori o non vengono fatti o se vengono fatti male, come ad esempio in via Vespri Siciliani. Qui la strada è stata sistemata, sono stati eseguiti dei lavori, ma sono stati eseguiti con delle anomalie. La strada risulta pericolosa. In alcuni tratti, come all'incrocio con via Cardinale Nava, sono stati eseguiti degli scavi, non è stato messo un normale bitume ma del cemento che già si è tolto. In un altro punto, all'incrocio tra via Vespri Siciliani, via Xiboli e via Redentore, tempo fa un automobilista ha buttato a terra un muretto. Il comune ha transennato la zona ma non ha ripristinato il muretto e la toponomastica è rimasta a terra. I residenti della zona hanno chiamato il consigliere comunale della Lega Oscar Aiello, che ha effettuato un sopralluogo, tra poco lo sentiremo, e ha anche presentato un'interrogazione comunale. Questa mattina abbiamo ricevuto un'altra segnalazione, questa volta ci troviamo in via Vespri Siciliani per il solito problema, ossia quello delle strade distrutte dopo lavori eseguiti sul manto stradale, strade che vengono lasciate in queste condizioni. Addirittura qui, come potete vedere, non c'è nemmeno l'asfalto, il bitume. Hanno eseguito dei lavori, degli scavi, non sappiamo di che cosa, poco importa, ma non è modo questo di lasciare una pubblica strada dove passano persone con le macchine, danneggiano a piedi e possono cadere, con moto, bici, una situazione inaccettabile che continua a verificarsi. Questa è la via Vespri Siciliani, strada distrutta e lasciata addirittura senza asfalto da mesi in queste condizioni. Continuiamo il sopralluogo, siamo alla fine della via Vespri Siciliani, all'incrocio con la via Xiboli e la via Redentore. Tempo fa una macchina ha distrutto qui l'incrocio e la tabella stradale, il comune ha collocato come al solito delle transenne che come al solito appunto vengono lasciate lì così a tempo determinato. C'è chi rompe e c'è chi non sistema, probabilmente il comune avrà incassato, presumo, si spera, i soldi dell'assicurazione. Anche in questo caso provvederò con interrogazione consiliare per capire perché il manto stradale di via Vespri Siciliani è stato lasciato in quelle pessime condizioni e perché la tabella qui accanto, il muretto, non è stato ripristinato.